Pronto? E que desacho, eu? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una serva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, e quanto di quant'era, e cosa vuoi? Every morning I'm broken, every day I die. Mangiai. Every night I weaken, and every night I cry. Standing in the rain, in the street outside. Running down my face, tears in my eyes. De Marciano Corazon, De Marciano Corazon. Demasiado corazón, demasiado corazón. Sono chi si? E chi ne saccio? Eu? Buongiorno carissimi amici di saltolavecchia.com, siamo giunti al giro di boa. Il Bagalati si appresta ad affrontare le ultime 5 partite prima della promozione in B. Abbiamo incontrato uno dei presidenti, il signor Giovanni Villari, che adesso ci dirà qualcosa in merito. Grazie a voi di questa intervista, stamattina proprio non me l'aspettavo. Comunque, in ogni caso, hai detto giusto, siamo alle ultime battute. È chiaro che la posizione della squadra non ci dovrebbe essere problemi, però ancora abbiamo 2-3 partite che sono un pochettino, cioè la matematica ancora non ci dà questa certezza di poter dire che abbiamo vinto il campionato. Comunque, in ogni caso, credo che per la situazione che è, credo che quest'anno Bagalati San Lorenzo andrà in Serie D, per quanto le cose come stanno andando e come ci siamo prefissati di installare un campionato, di fare una squadra per poterci apprestare a questa Serie D. Comunque, io ringrazio voi per questa intervista stamattina e prometto che da questa giornata magari vi terrò informati per quanto riguarda il proseguo del campionato fino alla fine. E credo che è una bella cosa anche per tutta la comunità bagaladesi e San Lorenzo, perché è un orgoglio per tutti noi, cioè avere una squadra in Serie D, che non è poco. Onestamente è da tanto tempo che stiamo cercando di portarla, diciamo, un calcio che conta, abbastanza in alto. Certo che un pochettino la situazione per noi, cioè noi dirigenti, è un pochettino dura, perché purtroppo non abbiamo quelle forze di poter affrontare una Serie D. È chiaro che si deve sicuramente allargare un po' il sistema, di cercare di coinvolgere attività commerciali, imprenditori, perché è un campionato, la Serie D è abbastanza pesante. Ed è chiaro che abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Io mi auguro di poter lanciare questo messaggio a queste persone, giovani che si vogliono avvicinare a questa società, perché poi alla fine siamo dei piccoli paesi che non si può affrontare. È una situazione grossa. Comunque, noi speriamo di poter andare avanti e portarla, cioè, in questo campionato che è abbastanza elevato. Ringrazio voi, tutta la comunità di San Lorenzo Marina, il sito che non mi ricordo come sartolavecchia.it.
Grazie a voi. Bene, salutiamo anche noi il presidente Villari e ci auguriamo che le cose vadano per il meglio. Forza Bagala di San Lorenzo. A presto.